Oggi che cosa faremo? Abbiamo questo cofanetto e purtroppo all'interno, come vedete, si è un po' danneggiato. Si è fatto quest'alone bianco e dobbiamo nient'altro far sì che recuperare questo cofanetto in qualche modo. Io ho pensato di fare qualcosa con la stampa 3D e di inserirlo all'interno, così recuperiamo il cofanetto. E lo abbelliamo anche con qualche disegno, con qualche cosa. Poi vediamo cosa fare. Intanto, prima di farvi vedere come andrà a finire questo cofanetto, vi invito di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina e di seguirmi su YouTube, che usciranno sempre nuovi contenuti, nuovi video, nuove idee. Spaziamo un po' a fare da te, da tante cose. Quindi mi raccomando, pollice in su. Allora, la cassettina, eccola qua. Ora ci prendiamo le misure interne, così possiamo creare qualcosa con la stampante 3D per abbellire questa cassettina qui, che purtroppo, come vedete, il vellutino si è un po' rovinato. Non so se sia, ecco qua, si nota. E quindi mi è stato chiesto di rendere un colorato l'interno e in più qui di applicare qualcosa. Quindi vediamo un pochettino cosa riusciamo a fare. Prima cosa, prendiamo le misure con il calibro, così poi con Fusion 360 cerchiamo di creare un ripiano colorato qui dentro. Utilizzerò un filamento tricolor per dargli un po' di vivacità. Allora, all'interno è 100 mm, quindi 10 cm è 100. Quindi penso che sarà un quadrato, sì, anche qua. Ok, quindi un 10, un 10-10. Va bene, ci abbiamo le misure, 10-10. Sta stampando il piano che andrà dentro. Il fondale, il fondo, fondale, fondo, vedete? Più bello. Ho fatto anche un decoro all'interno. Ora ci faccio un fondo nero così non si vedrà più quella macchia. Qui dentro ho fatto questo, che bello colorato. Ora ci farò anche le pareti colorate così per dargli un po' di armonia. Vi faccio vedere le stampe in corso. Qui è con la super fast della Sherwood che sto facendo il fondo nero, con la Adventure M5 della Flashforge sto facendo i laterali che danno un po' di colore. Ok, poi vediamo tutto insieme montato e assemblato come viene. Ho fatto altre due pareti, me ne mancano altre due. Il fondo l'ho rifatto, come potete vedere ora non c'è più quell'alone, quella macchia al centro, e qui ci andrà la decorazione della farfalla, eccola qui, che sarà, che con il nero contrasta e si vedrà molto bene. Abbiamo quasi terminato, la farfalla è stata messa a posto suo, sto incollando tutte le pareti così non si muovono. Il nostro cofanetto è pronto, ce l'abbiamo fatta a farlo, ecco qua, vedete? Molto bello. Quindi è stato recuperato, ora si chiude tranquillamente. Cofanetto terminato, questo video si conclude qui. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e ci vediamo per i prossimi video. Ciao!